Buongiorno, ho fatto colazione e ultimamente sto mangiando tantissimo, cioè cerco di anche di regolarmi, ma ho fame. E i primi mesi molto di più rispetto a questi, e per fortuna sono un po' rientrata perché anche con gli esami non andavano bene e per quanto riguarda l'alimentazione. Quindi ho cercato di rimettermi in sesto, cosa che tra l'altro non è da me. Vabbè, io ora ho mangiato il pancarré tostato con la marmellata e uno, diciamo, uno messo sopra l'altro con una crema di mandorle. Questa è 100% crema di mandorle, buonissima, tostata, quindi crema di mandorle tostate. E marmellata di fragola, pazzesca. Poi ho fatto una bellissima spremuta. Avete visto, tra l'altro, questo spremi agrumi è meraviglioso, super comodo. E ho fatto giusto un bicchiere per me, ma penso che farò anche un bicchiere per Alfredo. Quando torna oggi se lo beve. Ok, l'ho fatta e sopra ci metto uno di questi cosini che ho preso da IKEA, super super comodo, che sono in silicone. Ecco qui, gliel'ho fatta per dopo che se la beve. Lo spremi agrumi è questo di Ariete Vintage, questo. Ora vabbè, lo devo pulire, però è super semplice perché si toglie questa vaschetta e si pulisce, e questo anche si toglie premendo il pulsante qui, si toglie questo e lo posso lavare. Allora, è iniziato il periodo vestaglie. Questa è quella che ho preso l'anno scorso. Ormai sono 4 anni che compro la vestaglia ogni anno. Questa, vedete, è così. È più lunga, molto simile ad un accappatoio, ma è caldissima. Poi questa, che vabbè, ieri prestai ad una mia amica, che sempre da Primark. Poi ne ho presa un'altra da Primark. E un'altra da Primark, o no? Comunque ne ho quattro. E appena si aprirà Primark qui, vado in giro per da Primark, ne prenderò un'altra. Allora, ho preso un vestito da Shein. In realtà anche altri li avevo presi tempo fa. E poi ho preso anche una mini salopette con un cardigan, che però ancora non mi arriva. Hanno diviso i pacchi, ve lo faccio vedere perché alla fine queste ormai sono le uniche cose che riesco a mettere. Non l'ho ancora provato, ma lo laverò prima. Allora, il vestito è così, collo alto, con la manica qui girata, vi faccio vedere così, quindi girata di qui e di qui, lungo, perché sapete sono anche abbastanza alta, quindi preferisco questa lunghezza. E poi magari qui ci metto una bella cintura, così come era sul sito. Ora lo lavo e poi ve lo faccio vedere in questi giorni, sicuramente indossato. Allora, vi faccio vedere le vestaglie. Allora, questa è la penultima, cioè prima, quella prima di quella che ho addosso, sempre presa da Primark, è questa qui. E la presa in taglia M per stare un po' più comoda. M, giusto? Sì, M. E questa è super calda. Poi la prima che ho preso è stata questa, però questa l'ho presa da OVS. Vabbè, ce l'ho pure da un bel po' di tempo e non è molto calda come le altre, è calda, ma dentro, ad esempio, questa vedete ha la pelliccia, quindi super calda. E infine questa è una delle prime che ho preso da Primark ed è questa meravigliosa. E
e da qui ho dato l'avvio a comprare le vestaglie da Primark. E questa è l'altra. Tra l'altro ho comprato queste pantofole meravigliose. Non fate caso al calzino, ma sono comodissime su Amazon. Bellissime. Allora, mi sono fatta una bella doccia, mi sono lavata e ora vorrei passare alla skincare. Voglio mostrarvi alcuni prodottini che sto usando da un po' di tempo di Freshly. Ad esempio, nello specifico ho questo che è un detergente viso, un gel detergente che aiuta ad eliminare le impurità. Ha questo bell'odore fresco di mandarino molto fruttato e deterge in profondità senza né seccare né irritare la pelle negli occhi. Io lo applico così in questo modo e poi lo vado a risciacquare. Dà subito quella sensazione di freschezza e di pulizia profonda. Allora, il gel è super delicato e tra l'altro è adatto a qualsiasi tipo di pelle, anche quelle secche, atopiche, la mia che è una pelle mista. Ok, vedete, la pelle è super pulita, super luminosa e la sento allo stesso tempo idratata. Passo poi ad un passaggio che prima facevo raramente, ora ho capito che devo, anche perché l'età sta avanzando, ovvero il contorno occhi. Quindi il contorno occhi è molto delicato, quindi la pelle è molto più sottile rispetto al resto del viso e quindi va trattato con cura. Io sto utilizzando questo che ha acido ialuronico all'interno. Mi piace la consistenza perché non è liquida. E mi dà subito quella sensazione di come dire, uniformità del viso, subito quella sensazione di tolto il gonfiore. E tra l'altro io oltre a fare questo massaggio per diciamo le occhiaie o se avete le borse, vado a passarlo anche sopra. Infatti questo riduce appunto il gonfiore e dà subito elasticità. Io lo sto usando da un po' di tempo e devo dire mi piace veramente tanto. Poi io in generale adoro fare la skincare perché secondo me è un momento proprio da dedicarsi e io personalmente mi rilasso molto, si è visto, sto per addormentarmi. Passo poi al siero, questo. Questo lo applico sia mattina che sera. Ha il bacucchiol all'interno. Ti metto giusto, faccio vedere, così. Ha una consistenza abbastanza densa e questo aiuta tantissimo, oltre alla stimolazione dell'acido ialuronico, anche a prevenire le piccole rughe che, come vi dicevo, stanno fuoriuscendo e anche allo stesso tempo ad eliminare le macchie, quelle che si sono formate. Poi sapete che in gravidanza possono formarsi anche delle macchie indesiderate e con questo devo dire la verità, sto mantenendo a bada il tutto. Faccio un bel massaggio, lo applico sia di mattina che di sera e ovviamente poi dopo metto una protezione solare. Via, mi trucco e continuiamo. Eccomi, allora mi sono un po' sistemata, quindi mi sono lavata, mi sono un po' truccata, anche se ora sto per cucinare perché ho fame. Oggi sono a casa da sola, molto probabilmente perché Alfredo ancora non mi ha fatto sapere nulla, non torna spesso per pranzo. La sera c'è sempre, ma a pranzo non si sa, dipende un po' dal lavoro. E niente, io voglio preparare un po' di cosine. Non preparo nulla di che in effetti, ma tipo delle frittatine un po' particolari che mi faceva mia mamma, che mi fa sempre mia mamma, e che in questo periodo adoro.
Sono super contenta in questo periodo. Ho passato, diciamo, i primi mesi della gravidanza un po' titubante, un po' in ansia. Ora, certo, l'ansia c'è sempre perché io poi sono una ipocondriaca, però in generale, quindi sto sempre sul chi va là, però sto cercando di vivermela veramente bene. Ora vado un attimo a sistemare un po' di cosine, poi ci mettiamo all'opera che vado a preparare queste frittatine che mangerò, che ho famissima, e vi faccio vedere la pancia. Aspettate, qui l'ho camuffata, si vede, però diciamo, eccola. Questa è la pancina. Ormai metto sempre pantaloni. Così con i laccetti, perché non potrei altrimenti. Questi sono pantaloni della tuta. Poi mi sono mandata a prendere dei vestiti morbidi, così che diciamo non debba stare lì troppo a pensare agli abbinamenti. E poi ho preso anche dei leggings, così un po' da battaglia, che però sono carini. Magari dopo ve li faccio vedere. Ma ora andiamo a preparare il pranzo. Allora, nel frattempo vorrei prepararmi anche due piselli, quindi vado a tagliare una piccola cipolla, cioè un po' di cipolla, anche perché diciamo a me piace, ma se viene anche al freddo lui la vuole molto piccola, quindi non la preferisce molto. Ok, dai. Che a me scoccia fare la cipolla, perché a me piace, quindi la metterei anche intera. Ok, uso questa padella grande perché quella media dopo mi serve per le frittatine che vi faccio vedere. Quindi accendo un attimo, metto la cipolla. Cipolla. Ok, sciacquati i piselli, sembrano pochi, ma è la padella che è grande. Un po' di sale, ne metto sempre poco di sale, quindi spero di non aver abbondato questa volta. E aggiungo un goccino di acqua calda. Ok. Ok. Coperchio e via. Allora, per le frittatine invece facciamo due uova. Ok. Un po' di pepe, sale, un pizzichino di sale. Poi metto un po' di prezzemolo, in realtà andrebbe la menta, però io ho il prezzemolo e ho visto che comunque mi piace il prezzemolo. Poi un po' di pangrattato, ne metto un po' alla volta perché si assorbe molto, e un po' di pecorino. Allora, più o meno questa è la consistenza. Devono venire proprio come se fossero delle frittelle. Più o meno con questo impasto qui mi vengono un 3 frittelline medie. Purtroppo solo due uova, altrimenti ne avrei fatte di più.
Ok, quindi mentre li vanno i piselli, io vado a fare le frittatine. Accendo la cappa e quindi sono qui che vanno. Poi vi faccio vedere, si gonfiano un po', a me piacciono belle doratine. Nel frattempo qui i piselli stanno andando, ci siamo. Ho fame! Ho super fame, quindi non vedo l'ora che si faccia il tutto. Ok, quando sono belle doratine le giro. Eccomi. Uno, due e tre. Ok. E ora facciamo i piselli, impiattiamo. Ok. Eccoli i pisellini. Vedete all'interno come sono? Vede? Non riesco mai a mettere a fuoco. Buon appetito. Allora, mi sono messa un po' a fare le unghie, ho fatto la manicure, vedete, ho cercato di dare un po' una forma perché voglio mettere il semipermanente. Sapete che io lo faccio sempre in casa da sola e utilizzo questi, i prodotti di Madame Glam, mi trovo benissimo sia come top che come, cioè, top coat che base. Tra l'altro mi stanno anche finendo, sono ottimi veramente. E poi ho anche questa piccola lampada che mi permette di fare le unghiette. Ora vado ad applicare la base, quindi inizio con la base e poi proseguiamo. Dopo aver applicato la base, vado in lampada a catalizzare. Ora ho messo lo smalto e vado con il top. Vado a chiudere bene il tutto. Quindi lo metto così. E poi sigillo bene qui. Ecco, allora questo è il risultato finale. Solitamente io metto il latte, cioè color latte, ma per cambiare un po' mi andava. Spero di non stufarmi presto.